Mi dà un documento, per favore. E io c'ho di solito uso sempre la patente, che ce l'ho, un altro portafoglio in macchina. Poi siccome sono venuto a piedi, non ce l'ho il documento adesso qui, vabbè, ma comunque, voglio dire, tanto devo solamente cambiare l'assegno. Mi dispiace, ma l'assegno non glielo posso cambiare senza il documento. Non può cambiare, cioè vabbè, se un documento di riconoscimento sicuramente potrebbe anche, capita sempre la persona che non è possibile che non mi riconosce, no? Vabbè, odio fare queste cose, però voglio dire, capita nel. Sono Uccio De Santis. Chi? Uccio De Santis. Ma che cazzo, francamente. Cioè, la trasmissione, la televisione, uno, magari, ciao, ti Io non la conosco. sì, diretta, ma quando non c'è magari il documento, magari c'è anche l'impiegato che conosce la persona, voglio dire, che è capitato proprio lei, cioè, sicuramente c'è qualcun altro lì, che sicuramente, signora. Collega, conoscete Uccio? Come ha detto Uccio? Manco cognome, Uccio De De Santis. Santis della televisione. Ma non è che mi. Ciucano! La televisione, che c'è il tempo di guardare Sì, la televisione. sì. Sì. No, può darsi che molti dicono che mi sembri più giovane, invece, cioè, sono proprio io nel. Cioè, come devo fare? Cioè, io mi devo far riconoscere, voglio dire, non. Cioè, io andrei anche a prendere il documento, però non. Fatemi questo favore, a livello di tempo proprio, non ce la faccio materialmente, quindi devo andare a fare il ripresimo. Non è che abbiamo il tempo di vedere la televisione, so, abbia pazienza. Poi 3.000 euro, le ripeto, non è una cifra di mia competenza, non c'è la conoscenza di regola. Quindi voi non mi riconoscete per niente. Mi scusi, allora, tanto per dirle una, avanti è venuto qui Yuri Chechi, cioè il campione olimpionico, si rende conto, senza documento. Hai visto? Quindi. Noi non potevamo cambiare l'assegno. Allora siamo stati costretti ad attaccare al soffitto due anelli e lei ha fatto vedere qualche cosa che solo lui sa fare. E allora abbiamo riconosciuto Yuri Chechi, proprio il campione olimpionico. Anzi, la scorsa settimana è venuto Roberto Baggio, calciatore, voglio dire, senza documenti, e l'assegno non glielo potevamo cambiare. Giusto che un collega si è trovato il pallone in macchina e ha saputo fare i palleggi che solo lui sa fare. Addirittura mi ricordo che la cannata ha rotto il vetro qua. E allora c'è stato il riconoscimento della persona. Se lei mi riesce a fare qualche cosa che riguarda il suo lavoro, ma ancora. È possibile che non mi conosci, cioè, voglio dire, quelli, e loro hanno potuto fare quello che hanno fatto, la propria attività. Io nella mia attività, cioè, che il discorso di televisivo, cioè io che, mo, in questo momento, che devo dire, mi vengono in mente, che sono solo cazzate, mi vengono in mente. Ah, e allora sei tu. Sei tu per forza. Ehi, ragazzi, c'è qualche sparacazzata da televisione. Capite? Maledetta te, quando cazzate, va bene, fatemi dire.